Bentornati, pace e bene. Oggi 29 ottobre noi ricordiamo la beata Chiara Luce Badano. Ascoltiamo. Chiara, giovane focolarina, morì per un tumore il 7 ottobre 1990 a 19 anni, pronunciando queste parole: «Mamma, sii felice, perché io lo sono. Ciao». A coronamento di una sofferenza vissuta nella luce radiosa e consolante della fede. Nasce a Sassello, in provincia di Savona, diocesi di Acqui, il 29 ottobre 1971, dopo 11 anni di attesa dei suoi genitori. In terza elementare conosce il movimento dei focolari fondato da Chiara Lubich, entrando fra le gen. La gioia di vivere, l'entusiasmo per le piccole cose, la contemplazione del creato, la felicità di godere dell'amicizia erano il nutrimento delle sue giornate. A 17 anni, dopo una partita a tennis, le viene diagnosticato un terribile male. Inizia la sua Via Crucis, fatta di interventi chirurgici e terribili cicli di radio e chemioterapia, affrontando tutto come identificazione con i dolori di Cristo, offrendosi per amore di Gesù ai dolori della Chiesa, al movimento dei focolari e ai giovani. Nonostante questo, accanto a lei, parenti e amici continuano a respirare aria di festa. La sua cameretta, in ospedale prima e a casa poi, diventa un luogo di incontro e di apostolato. L'importante è fare la volontà di Dio e stare al suo gioco. Un altro mondo mi attende. Mi sento avvolta in uno splendido disegno che a poco mi si svela. Mi piaceva tanto andare in bicicletta e Dio mi ha tolto le gambe, ma mi ha dato le ali. Quando la malattia diventa inesorabile, la giovane scrive a Chiara Lubich, informandola della decisione di interrompere la chemioterapia. Solo Dio può. Interrompendo le cure, i dolori alla schiena, dovuti ai due interventi e all'immobilità a letto, sono aumentati e non riesco quasi più a girarmi sui fianchi. Stasera ho il cuore colmo di gioia. Mi sento così piccola e la strada da compiere è così ardua. Spesso mi sento sopraffatta dal dolore, ma è lo sposo che viene a trovarmi. La fondatrice dei Focolarini, nel risponderle, le assegna un nuovo nome, Chiara Luce. È da qui che tutti prendono a chiamarla così. Chiara, sentendo la fine ormai vicina, predispone tutto per il suo prossimo funerale, dai canti della messa al vestito da indossare. Muore alle 4:10 del 7 ottobre 1990, festa della Beata Vergine Maria del Rosario. Fa sempre intenerire una storia di queste, una ragazza giovane che è 17-18enne, ha questa malattia difficilissima da sopportare, l'osteosarcoma. Una malattia spietata, una malattia dolorosissima, veramente dolorosissima. Una ragazza molto attiva, molto dinamica, con tanti interessi, che si ritrova a letto, a non poter far più nulla di quelle belle attività che lei tanto aveva in mente, così gioiosa e, ripeto, dinamica, quale era. Molte persone nella stessa situazione arrivano a pensare: tutta questa sofferenza non merita di essere vissuta. Io non valgo più niente, che sto a fare qui in questo letto, non ho più nessuno scopo nella vita. E quindi emergono questi tentativi di poter affrontare la situazione, che sono anche quelli di poter porre fine in maniera dolce alla propria vita. L'insegnamento di Chiara in realtà va sul versante opposto. Chiara ha rifiutato tutti quei farmaci che le eliminavano la sofferenza, ma le elevavano anche la lucidità, perché voleva essere viva, voleva capire tutto, e tutta la sua sofferenza la offriva a Gesù. È una frase molto bella che ci ha donato e che fa capire che cosa veramente conta nella vita. Lei diceva: io ho tutto finché posso amare. Non c'è nessuna malattia che può bloccare l'amore, e lei, fin tanto che poteva amare, ha voluto assaporare questa vita fino all'ultimo secondo. È veramente tramite la sua intercessione che il Signore porti consolazione a tutti i malati e ai loro familiari. E voi che sentite, ascoltate: finché il vostro cuore saprà amare, potrà amare, avrete tutto. Beata Chiara Luce, prega per noi.